Ma dei comici americani ce n'è uno che ti piace più degli altri? Ma dai, l'incontro ovviamente era solo banale e noioso, però l'incontro che ha cambiato, la cosa che mi ha fatto desiderare di far parte di questa bellezza è stato Charlie Chaplin. Cioè Chaplin è lui, vabbè, ora dice sarà ovvio, banale e anche un po' noioso, ma non se ne parla nemmeno più tanto, addirittura di Chaplin. E soprattutto luci della città, che è impossibile, bisogna essere disumani per non piangere alla fine delle luci della città. E forse un film Liberty, come questi, quando si va in questi cimiteri dove si vuole, un film incredibilmente misterioso. Ecco, Charlie Chaplin, e soprattutto nelle sue comiche, gli anni dal 18 al 22, quelle della Keystone, dove si scopre per la prima volta nella storia tutti gli sconosciuti. Tutti i gesti anonimi del mondo, tutte le persone anonime trovavano il loro signore, il loro principe. Chaplin ha fatto diventare meraviglioso tutti gli anonimi del mondo. Una cosa impressionante, impressionante. Io ho lavorato con Sabatini, e anche lui è stato folgorato da Chaplin, ovviamente, e glielo fece vedere a Tilio Bertolucci. Ho lavorato per un anno alla sceneggiatura, studiando sceneggiatura con Cesare Sabatini, un grandissimo, un'esperienza indimenticabile. E anche lui aveva avuto, ci siamo parlati di Chaplin, lui ha cominciato a fare cinema per Chaplin. Adesso ce ne stiamo quasi dimenticando, ma Chaplin davvero è qualcosa, davvero la furia e la grazia insieme, qualcosa che non si capisce, quello che mi ha davvero fatto cambiare. Per la prima volta ho detto: io voglio far parte di questa bellezza. Ognuno di noi sceglie una bellezza, no? Io scelgo questa perché la vita, ci sarà un momento in cui si dice: questa è la bellezza che amo. Io ho detto: questa è quella che voglio seguire.